Se l'avessi saputo prima, avrei sperato che ti morisse il figlio. Spero che a tuo figlio torni il cancro. Ma sul serio? Non è possibile che ogni volta che accade qualsiasi tipo di situazione nel mondo del calcio e non solo, sul web leggo io, come altri 7 miliardi di umani all'interno di questo mondo, determinate cose. La dovete fare finita. Ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo video che è inequivocabile, come i commenti di cui parlavamo qualche istante fa, sul trasferimento a dir poco clamoroso di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan. Trasferimento a dir poco clamoroso perché ve lo spiego, vi provo a raccontare un po' il tutto, cercherò di essere abbastanza diretto perché appunto vorrei soffermarmi molto sulla seconda parte di questo video e di questa serie. Del titolo di questa serie, quindi il pensiero del web, perché il pensiero del web spesso va contro il pensiero della mente umana, o comunque quello che un umano direbbe al Bonucci in questione, perché determinati commenti di persone che poi non possono che avere più di 12 anni o comunque 12 anni di cervello non direbbero mai alcune di queste parole al personaggio in questione dal vivo, no? È facile parlare dietro una tastiera, ragazzi. I classici leoni da tastiera sono questi. Però è anche vero che la stessa persona che ha scritto queste cose, che non è una perché purtroppo, ahimè, sono diverse, davanti a Bonucci, oltre che dopo 0,3 secondi ricevere un bel pizzone stampato in faccia, non avrebbero fatto altro. E quindi tutto questo leonaggio da tastiera, tutto questo furore magari sarebbe scomparso immediatamente. E però ne vorrei parlare dopo, perché prima vorrei parlare di una cosa che nel calcio ultimamente, ma negli ultimi anni, non negli ultimi mesi, sta scemando un po' troppo. Il calcio, appunto. Quindi il gossip lo lasciamo dopo. You know no Dal punto di vista tecnico, la Juve perde tanto, e non perde tanto soltanto. Solamente, stavo dicendo soltanto, sono un po' dislessico effettivamente, ma comunque non perde a livello individuale secondo me, non è il Bonucci che è diventato Rio Ferdinand, ma perde a livello di squadra e di intesa, perché se c'è una cosa, se c'è stata la forza della Juve in questi anni, è stata appunto l'intesa. Io non prenderei né Bonucci né Barzagli, forse Barzagli un po' di più, né Chiellini singolarmente, ma tutti e tre li prenderei. Perché giocando tanto tempo insieme sono diventati dei fenomeni e non lo dico io stasera, cioè sì, lo rimarco un'altra volta perché parliamo di questo, ma cioè, lo dicono le statistiche. Perché la Juve ha venduto Bonucci? Non è soltanto per la lite con Allegri che c'era stata tanto tempo fa. Però voi dovete capire che quello che noi sappiamo, quello di cui noi siamo a conoscenza, è sempre la metà della metà della metà della metà della metà delle cose che accadono davvero. Quindi quella non è mai stata l'unica lite tra Allegri e Bonucci. Noi non sappiamo cosa sia successo dopo la finale di Champions League, anche se ultimamente stanno girando delle voci, e quindi tante altre cose. Perché non penso che la Juve abbia ceduto Bonucci, sinceramente, ragazzi, per un bisogno economico, cioè non è come la Roma che doveva cedere Manolas perché gli servivano 30 milioni, famo a capisse. Quindi la Juve è una squadra che è stata molto coerente da sempre in questo ambito, insomma, e quindi quando un giocatore piscia fuori dal vaso, per così dire, deve essere ceduto. Così è stato con Vidal, così è stato con Bonucci, così è stato con molti altri. Cosa è successo quindi secondo me? Che fatta questa premessa, e quindi Bonucci sarà ceduto, ma tanto se ne parlava, non è clamoroso che Bonucci sia stato ceduto, è clamoroso, lo dico un'altra volta, chi è stato ceduto e perché? Perché secondo me Bonucci era destinato ad andare al Chelsea. E cos'è successo? Che ultimamente gli altri dirigenti di altre squadre, ad esempio quelli del Chelsea e della Roma, si sono mossi. E che cosa vi voglio dire? Che il Chelsea ha acquistato Antonio Rudiger dalla Roma, e quindi il difensore che serviva. Acquistato lui, non serve più Bonucci. 1 più 1, 2. Quindi, non servendo più Bonucci, ma la Juve volendo. Beh, che cazzo di italiano sto usando? Ma volendo la Juve vendere Bonucci, si è messo in mezzo il Milan. Il Milan che ha molti soldi da utilizzare, lo sta dimostrando, sta facendo un grandissimo mercato. E oltretutto, penso che abbia capito come si batte la Juve.
ovvero con le stesse carte che utilizzano i bianconeri. Se la Juve quest'anno si è rinforzata tantissimo, ormai l'anno scorso si è rinforzata tantissimo, togliendo di fatto due perni importantissimi alle rivali, e vi parlo di Pjanic alla Roma e Higuaín al Napoli, così vorrebbe, utilizziamo il condizionale, fare anche il Milan. E quindi ecco perché si punta a Bonucci. È chiaro che poi alla Juve è fregato poco che si trattasse di una squadra rivale, a quanto pare, perché gliene fosse fregato un po' di più, Bonucci non sarebbe mai partito in direzione Milano. Però così, così è andata, e quindi vi dico che secondo me è stato questo un po' l'insieme di fattori. La Juve non aveva come prima scelta chiaramente cederlo a una rivale italiana. Date poi le circostanze di mercato, si è arrivati a questa conclusione, quindi Leonardo Bonucci oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Però questo ha portato a delle conseguenze, ed eccoci un po' nella parte più seria del video. Perché io prima di leggere i commenti che mi sono arrivati sotto al post classico e solito che ho fatto su Facebook, alla luce del quale vi voglio dire che proprio onestamente, in maniera molto trasparente, non ero al corrente degli altri commenti, probabilmente neanche c'erano stati ancora gli altri commenti quando io ho scritto il post, quindi non voleva essere una cosa provocatoria assolutamente. Io ho scritto, come faccio sempre quando c'è una notizia scoop, un post su Facebook, e voi avete risposto, non ho neanche letto i vostri commenti, quindi vediamo se ce ne sarà qualcuno esagerato anche tra i vostri. Fatto sta che, allora, ragazzi, io vi voglio tanto bene, poi parlo anche con voi perché tra di voi c'è chi, guardando questo video, sarà comunemente chiamato hater perché non guarderà il contenuto del video, nel dubbio commenterà sei un coglione, sei un cancro, devi morire. Dovete imparare una cosa importante alla luce di tutto, prima di tutto, che le parole pesano, pesano tantissimo, e pesa più una parola detta male in un certo, in un determinato momento che un pugno. Questa l'avete sentita, no? È una citazione incredibile che avete sentito sicuramente. Ma così è. Perché? Perché il dolore fisico è una cosa, il dolore psicologico è un'altra. Bonucci, esempio lampante di questo periodo, e vi parlo di Bonucci padre, quindi Leonardo Bonucci, ha trascorso un calvario clamoroso nell'ultimo periodo, vista una malattia, non bella assolutamente, ma di malattie belle ancora non ne conosco, che si è presentata ai danni del figlio. Momento difficile superato, ma che comunque, perché poi lui può avere tutti i soldi che vi pare, ma la mente umana è quella, gli viene riproposto dal commento che vi ho proposto io all'inizio del video, ovvero a sapere, il senso, il succo è questo: se sapevo che te ne andavi al Milan, speravo che tuo figlio morisse. No, perché io posso capire da tifoso che il calcio, non vi faccio questo discorso da tifoso e la sottolineo questa cosa, perché poi c'è il classico personaggio che viene a dirvi: il calcio è uno sport di merda, dovete abolire il calcio. No, quello, regà, quelle sono stronzate che non voglio neanche trattare. Però chiaramente ognuno ha il suo pensiero, quindi stronzate neanche troppo, perché comunque ognuno deve rispettare il pensiero altrui. Vi dico la mia: io da tifoso so che il calcio non è un semplice sport, so che è una metafora della vita, so che trasmette tantissime emozioni, ma so anche che nel calcio, come nella vita, non si può per nessun motivo al mondo ricorrere a determinate frasi, a determinate parole, perché sono ingiustificabili in ogni ambito, a seconda di ogni motivo. Sarebbe stata giustificabile forse questa tua frase, e tua e il tu generale, specifichiamo, soltanto se Bonucci ti fosse venuto a uccidere tuo figlio. Allora sì, tu avresti potuto tranquillamente augurare la morte a suo figlio. Poi sì, è relativo, nel senso sarebbe stato sbagliato lo stesso, ma era più giustificabile. Adesso no. Non è giustificabile per niente, ma quello di Bonucci è stata solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per così dire, per quanto mi riguarda. Perché non è possibile. Non è possibile che sul web assistiamo sempre a commenti del genere. E poi veniamo al secondo tipo di discorso, quello che stavo facendo all'inizio del video, che non sì, l'ho fatto, ho un po' di Alzheimer, ma l'ho fatto. Ovvero che i leoni da tastiera devono sparire. Perché il web sarà bello quanto vi pare, però voi, che avete, vi ripeto, 12 anni, o se non ne avete 12 ma 40, restano 12 quelli di cervello, davanti a Bonucci non avreste mai detto una cosa del genere. Davanti a Bonucci andate là e gli chiedete la foto. Perché, come vi ho detto prima, se aveste fatto una determinata esclamazione di fronte a Bonucci, oltre a un pizzone in bocca, giustissimo, è giustissimo proprio, non avreste ricevuto altro. Sicuramente non la ola che potete ricevere su Facebook, perché Facebook è un social piccolo, cioè grande ma piccolo, da un punto di vista di maturità, a quanto pare, perché poi i soggetti sono questi. E quindi, regà, svegliatevi, la vita reale è altra e le parole pesano tanto.